Il 26 maggio al comune di Vitritto vota lista numero 1. Insieme si può con Montenegro Sindaco. Il 26 maggio al comune di Vitritto vota lista numero 1. Insieme si può con Montenegro Sindaco. Il 26 maggio al comune di Vitritto vota lista numero 1. Insieme si può con Montenegro Sindaco. Amore senza confini. Il 26 maggio al comune di Vitritto vota lista numero 1. Insieme si può con Montenegro Sindaco. Il 26 maggio al comune di Vitritto vota lista numero 1. Insieme si può con Montenegro Sindaco. Care concittadine, cari concittadini, buonasera. Prima di iniziare il mio intervento e passare la parola ai tre candidati della mia lista, mi corre l'obbligo di salutare con un applauso la memoria di Giovanni Falcone. 27 anni tra la sua uccisione, sua della sua scorta, e un saluto anche al Rocco di Cillo e alla sua famiglia Parisi di Frigiano. Alle nostre spalle c'è quel manifesto dedicato a Falcone che parla di legalità, trasparenza. Ma non è sufficiente esporlo quel manifesto. E all'interno del comune che deve esserci legalità e trasparenza. Non si tratta di una ditta privata, e sì che è una ditta privata, lo sappiamo tutti, ma è il nostro gestore dei rifiuti, è un nostro concessionario. E voi, cari concittadini, pagate, come paghiamo tutti quanti noi, un tributo per la raccolta dei rifiuti.
e l'amministrazione non può avere nessun tipo di legame con un'azienda, di una società di riscossione. No, assolutamente no, non è possibile. Hanno un interesse a tutto quello che può succedere, 6 numeri, 7 numeri, 8, 10. Tu mi dirai tutti i messaggi, mi leggerai tutti i messaggi che ti ho mandato. Io ricordo qualche messaggio, ma non certamente quello che pensi tu, caro candidato sindaco della lista numero 2. Assolutamente no. Anche perché, come dicevo l'altra sera, io ero pronto e sono pronto a qualsiasi incontro. Dovevi scegliere soltanto l'ora, il luogo e il giorno. Non ho avuto ancora nessuna risposta riguardo. Anche noi siamo a favore dell'occupazione, mica non siamo contro l'occupazione, assolutamente. Assolutamente, non siamo contro nessuno, non siamo contro nessuna famiglia, nessun cognome. Poteva essere qualsiasi cognome, aver fatto la stessissima cosa. Noi abbiamo avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni, ma caro candidato sindaco della lista numero 2, eri te che dovevi chiedere scusa alla popolazione bitutese, a tutti i giovani di Bitetta, a tutti, e rassegnare le dimissioni. Questa è la pura verità. Non affidazione, affidazione. Noi sappiamo benissimo certe cose, caro candidato sindaco della lista numero 2. Questa è la pura verità. Tu farai il nome e cognome di quella persona, ma io non ce l'ho con quella famiglia, non ce l'ho neanche con quella persona, perché è stata anche a casa a cena, mi chiamava maestro e ancora e non aggiungo altro. Ma poteva essere qualsiasi cognome, avrei fatto la stessissima cosa, perché è una questione di etica, etica politica, etica morale, opportunità politica. Mi diceva, postava in quel periodo un ragazzo di laureato con 110 lode, dice: ma io la mia laurea nella differenziata non organico, o cosa bisogna fare per avere titoli per... Allora, di fronte a un ragazzo con da 110 lode a ingegneria, io come amministratore comunale, beh, mi devo inchinare. Effettivamente questo giovane aveva posto il problema. Io mi sono posto il problema e ho dovuto rassegnare dimissioni, mia sorella, Pino Scozza e quant'altro. Ma voi no, perché voi siete attaccati a quella poltrona. Il fatto dell'ASI è sempre il solito ritornello, è sempre quello il ritornello. ASI, ASI, il PIP, non PIP, anche noi parliamo di programma. I nostri interventi di tutti i nostri candidati hanno parlato e ognuno ha affrontato la propria tematica. Sfondi programmatici e tutto quello che è scritto nel nostro programma. Perché noi siamo per la gente. E faccio una notizia in anteprima, anche perché è una mia cosa. Se noi dovessimo vincere, perché vinceremo, sarà istituito un fondo dove il sindaco e ogni componente della giunta lascerà la sua percentuale a questo fondo. Fondo da destinare alla gente che ha bisogno, a situazioni difficili da affrontare. Questo vogliamo noi. Vogliamo amministrare per voi, non per noi stessi. Adesso mi preme l'obbligo di iniziare a presentare, poi ritornare su qualche altro punto, di presentare la prima candidata, lo Fiorella Musceo. Fiorella che affronterà uno dei punti del nostro programma, parlerà di sport e tutto quello che ha a che vedere con lo sport, associazione e quant'altro. A te, Fiorella. Buonasera a tutti, sono Fiorella Musceo.
Sono emozionata, scusate. Fiera e orgogliosa e onorata di essere su questo palco a parlare a voi e con voi della nostra Bitritto. Consentitemi allora di ringraziare per l'occasione che mi è stata data tutte le persone che mi stanno supportando, sostenendo e sostenendo tutta la lista numero uno e il candidato sindaco Nicola Montenegro. Ho accettato di candidarmi perché ho sposato appieno la trasparenza e la concretezza di questo progetto. Come molti di voi sapranno, mi occupo da oltre 20 anni di finanza agevolata e spero di mettere al servizio di questo paese, della crescita e dello sviluppo, la mia competenza consolidata nel settore. Questa sera però non vi parlerò di finanza agevolata, vi parlerò di due temi per me molto a cuore, lo sport e la cultura. Dopo la mia candidatura ho sognato, ho immaginato, ho fantasticato, ho pensato ad una Bitritto aperta, accogliente, ricca di strutture per socializzare, per aggregarsi, per condividere soprattutto attività ludico-sportive. Ho pensato all'individuazione di spazi, di aree di socializzazione, dove svolgere ogni tipo di attività, ogni tipo di sport, sport per tutti, per i piccoli, per i grandi, per gli anziani e per i disabili. Molti di voi sanno che ho fatto parte della locale squadra di pallavolo per oltre 15 anni. Chi più di me e di molte mie amiche di squadra, alcune delle quali sono qui tra voi, sanno appieno cosa voglia dire vivere il disagio delle palestre, delle nostre palestre, vivere a nostre spese e conoscere molto bene le difficoltà incontrate dalle locali associazioni sportive, costrette a delle turnazioni molto difficili per le famiglie e per i loro genitori. Problemi ad oggi non ancora risolti. Per questo, in caso di elezione, vi dico subito che il mio impegno sarà rivolto a valorizzare tutte le associazioni sportive locali, indistintamente, a farmi carico delle loro aspettative e dei loro problemi e sostenere ogni loro iniziativa. Scenderò in campo, ascolterò, condividerò per un unico obiettivo comune: la condivisione, la socializzazione e la crescita. Tutti insieme noi della lista numero uno abbiamo condiviso la necessità che sull'area di proprietà comunale adiacente il campo sportivo vengano realizzate delle piste runners per tutti coloro che amano la corsa outdoor. È una tensa struttura che possa accogliere dei campi di pallavolo, di beach volley e di basket. Mi sono chiesta allora, nelle more che tutto ciò venga realizzato, perché richiede ovviamente qualche tempo, perché non pensare di organizzare sistematicamente durante l'anno e non episodicamente degli eventi sportivi in piazza, nelle strade, nelle periferie, eventi che possano creare indotto economico per il paese. Per la realizzazione di questo progetto garantisco che profonderò il massimo impegno, sollecitando tutti i colleghi della Giunta e del Consiglio Comunale e tutte le associazioni sportive interessate. Seconda tematica, la cultura. E veniamo subito ad un paradosso, il paradosso di questa nostra cittadina. All'ingresso di Bitritto c'è un cartello. Bitritto, cittadina della letteratura per l'infanzia.
Il paradosso è quello di una città della letteratura per l'infanzia che da oltre 3 anni non ha una biblioteca comunale. Una biblioteca che funzionava da oltre 40 anni. Ma nel 2016 è stata chiusa perché la struttura è stata dichiarata non agibile. Sono passati 3 lunghi anni. Abbiamo una dotazione di oltre 8.000 libri catalogati. Sono dei libri di spessore storico, culturale. Sono libri che cercano una casa, una locazione adeguata, una casa che possa accoglierli e possa accogliere chi voglia leggerli. È un diritto! 8.000 libri attualmente intrappolati che fanno parte del polo delle biblioteche di Bari. Se facciamo una ricerca e cerchiamo un testo, risulta intrappolato nelle mura non fruibili della nostra biblioteca. Chiedo al candidato sindaco della lista numero due, cosa ha fatto in 3 anni per riattivare la biblioteca comunale? Quale consigliere ha preso a cuore il problema e ha operato fattivamente per la risoluzione dello stesso? Chi doveva dare delle risposte ai cittadini se non l'amministrazione comunale? I cittadini di Bitritto hanno bisogno di assunzioni di responsabilità da parte degli amministratori comunali e non già del solito scaricabarile. Eppure in un incontro allargato tenutosi nel 2016 nella sala vicino alla sagrestia, allargato ai cittadini e anche a persone competenti, è stato garantito dal candidato sindaco della lista numero 2 che nell'arco di qualche mese avrebbe risolto il problema. Sono passati mesi, sono passati anni, ma la soluzione è stata il nulla assoluto. Ricordo che il nostro comune, sempre sui cartelli possiamo trovarlo all'ingresso, è gemellato con il comune di Conselice. Noto per il premio nazionale Giovanna Righini Ricci, dedicato alla letteratura per ragazzi. Chissà che cosa pensano i cittadini di Conselice, sapendo di essere gemellati con Bitritto, che non ha una biblioteca. Loro che invece ne hanno una, attiva ed efficiente. Noi pensiamo al libro possibile, alla biblioteca di cultura come catalizzatore della cultura, del paese, come luogo per promuovere lettura, iniziative culturali, mostre, corsi di scrittura, letture condivise. L'impegno del candidato sindaco Nicola Montenegro e dei 16 candidati della lista Insieme si può sarà quello di individuare da subito un immobile, prendere contatto con associazioni competenti che possano gestirla, prevedere nel bilancio comunale dei fondi per acquistare libri, giornali e riviste. Insomma, riaprire la biblioteca nel più breve tempo possibile. Tutto ciò nell'attesa di poter utilizzare l'ex asilo Zuccaro come contenitore culturale e allocarvi la nuova biblioteca. Mi sono candidata perché le promesse fatte prima, durante e dopo la campagna elettorale non restino lettera morta, ma vengano mantenute e onorate. Gli antichi latini dicevano «pacta servanda sunt». I patti devono essere rispettati. E noi li rispetteremo! Il candidato sindaco Nicola Montenegro non promette e non prometterà mai,
cose che non può realizzare. Bisogna promettere soltanto ciò che si può offrire e poi offrire quello che si è promesso. Concludo affermando che il mio impegno sarà costante, sarà portato avanti con determinazione, con coraggio, ma soprattutto con grande lealtà e trasparenza. E noi, della lista numero uno, col vostro aiuto, siamo pronti ad amministrare con assoluta onestà, programmare un futuro di progresso e sviluppo per Bitritto, perché insieme si può! Stasera finalmente una bella notizia. A quanto detto dal candidato sindaco della lista numero 2, la Fondazione Rossi ha ceduto al nostro comune la terza struttura. Siamo stati fortunati, anche perché in quella procedura, in quel momento, è stato commesso un gravissimo errore da parte dell'ente. Non so se per negligenza, non tocca a me dire questo. Voi dovete pensare soltanto una cosa, che il gestore di quella struttura deve al comune di Bitritto, deve a tutti quanti noi più di 100.000 euro. E noi abbiamo rischiato, e si è rischiato, senza partecipare all'AS, di perdere quello che era nostro, perché avendo poi consultato esperti in materia, consulenti in materia, era un'operazione fattibilissima. Si partecipava all'asta e il comune entrava in possesso della terza struttura senza avere nessun tipo di problema. Ecco perché poi, quando è stato sollevato il problema anche dal nostro candidato Michele Sacin, aveva effettivamente centrato. Era quello, perché l'amministrazione ha dimostrato in quel momento non la massima efficienza. Abbiamo rischiato di lasciarci sfuggire la terza struttura con tutto quello che poteva venirci dopo. Questo è un grande, diciamo, è una grande soddisfazione, diciamo, chiamiamo soddisfazione, però prendiamo atto che è una cosa che, per chi si accingerà ad amministrare domani questo comune, avremo, diciamo, un contenitore da poter utilizzare per qualsiasi tipo di iniziative. Io ho fatto per 2 anni l'assessore alla pubblica istruzione, l'assessore alla polizia municipale, 1 anno come assessorato, 1 anno come incarico non retribuito. Anch'io mi sono interessato di quello che erano i problemi dell'igiene, della pulizia del paese, direzione canile. Io ricordo che i nostri vigili anticipavano il servizio 1 ora prima, proprio per beccare il cittadino sportaccione, come è stato definito, cioè cittadino che commetteva l'infrazione, e quando veniva commessa l'infrazione noi abbiamo sanzionato. Quindi è una cosa normale, cioè una cosa di ordinaria amministrazione, se si vuole tenere il paese in certe condizioni. Anche nel settore scolastico, tenga presente, caro assessore Bruno, che pare che mi risulta che quell'iniziativa Pugliamo il Mondo, legata all'ambiente, non si è più tenuta. Io l'ho tenuta per 2 o 3 anni consecutivi. Abbiamo messo su anche un progetto di educazione stradale a costo zero per l'ente, a costo zero grazie alla disponibilità di tanti commercianti che si sono adoperati per sovvenzionare e finanziare questo progetto. Abbiamo tenuto a battesimo questo opuscoletto a scuola assieme al sindaco. Dopodiché, dopo le nostre dimissioni, non so più che fine abbia fatto questo opuscoletto, perché aveva la durata di un intero ciclo della scuola elementare, aveva la durata per tutte le terze, quarte e quinte. Abbandonato. Come è stato abbandonato un altro progetto importantissimo per la scuola, il progetto di dislessia, con lo stanziamento di bilancio della somma. Dopodiché, con le nostre dimissioni, questo progetto azzerato. Quindi, quando si fa
politica e si amministra un paese, si amministra nell'interesse della comunità, e se quel progetto, anche se è stato, diciamo, portato avanti dal sottoscritto, doveva avere un seguito. Doveva avere un seguito, perché oggi il problema di selezione scolastica è un problema importantissimo. Affrontiamo un altro punto del nostro programma. Parliamo di viabilità, sicurezza stradale e tutto quello che concerne. E chi meglio del nostro ex comandante Salvatore Viesti può affrontare questo tipo di discorso? Carissime concittadine, estimati concittadini, buonasera. Non credo abbia bisogno di presentazioni chi come me per circa 36 anni è stato al servizio di questo paese, in mezzo a voi, su questa piazza e nelle strade dell'abitato, indossando la divisa di semplice vigile urbano prima e di comandante della polizia locale poi. Mi conoscete tutti e ci conosciamo tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito grazie al nostro e al vostro candidato sindaco Nicola Montenegro per le belle parole rivoltemi pure l'altra sera da questo palco nel comizio di apertura di questa campagna elettorale. Permettetemi anche di esprimere la mia gratitudine a quanti, amici e semplici conoscenti, hanno proposto e sostenuto la mia candidatura. Voglio intraprendere questo nuovo percorso della mia vita per una sorta di debito di riconoscenza verso la nostra Bitritto. Dopo aver servito per tanti anni come dipendente comunale questo nostro paese, desidero continuare a servirlo, dopo il 26 maggio, intendiamoci, nella veste di chi collaborerà a definire gli indirizzi politico-amministrativi previsti dalla legge. Io sono in questa lista perché è una lista civica. È una lista civica legata soltanto al territorio per la crescita e il benessere dei bitrittesi. E la ideologia e l'impegno dei suoi candidati saranno rivolti soltanto al bene di Bitritto. Questa sera accennerò ad alcuni temi a me cari, ai quali dedicherò la mia attenzione e il mio impegno. La conoscenza del territorio comunale mi aiuterà in questo impegno. Tratterò della sicurezza urbana con l'intento di integrare e migliorare quanto realizzato fino ad oggi a Bitritto, senza alcuna polemica, non scendo nella polemica. Come è noto, la materia è complessa e variegata e riguarda in particolare la sicurezza stradale, l'ordine e la sicurezza pubblica, la protezione civile, la lotta al degrado ambientale, e ci sarebbero tante altre materie. Lo scopo è quello di ridurre al massimo i rischi a cui vanno spesso incontro i cittadini, ponendo in essere interventi di natura preventiva. Il cittadino ha il sacrosanto diritto di vivere pacificamente nella massima sicurezza e gli amministratori comunali hanno il dovere di garantire questo diritto, attuando un idoneo piano di sicurezza urbana che riguardi in particolare la sicurezza stradale, la viabilità e la vivibilità urbana. Noi candidati della lista numero 1 interverremo in questi ambiti implementando le risorse umane e strumentali del Comune per ben operare a livello preventivo e repressivo, intercettando risorse economiche regionali, statali ed europee per finanziare tutti gli investimenti necessari senza appesantire il bilancio comunale. Elaboreremo un piano sistematico per il controllo dell'efficienza delle strade interne ed esterne, per rimuovere tutti gli ostacoli occulti e non
per eliminare le numerose buche stradali e tutte le erbacce incolte che caratterizzano ormai il nostro abitato, adeguando anche la viabilità alle variazioni morfologiche del territorio e dalle esigenze dei cittadini e delle associazioni, in particolare dei commercianti, ricordatevi, così come per facilitare la mobilità dei diversamente abili. Ci impegneremo a realizzare rotatorie e rallentatori di velocità, a razionalizzare i flussi veicolari, a reperire altre aree per la sosta dei veicoli e a favorire l'utilizzo di mezzi a basso o nullo impatto ambientale non inquinanti attraverso campagne mirate, al fine di rendere intelligente e sostenibile la mobilità urbana. Intensificheremo nelle scuole di Bitritto i progetti di educazione stradale, interagendo con personale qualificato, per aiutare i preadolescenti a sviluppare comportamenti corretti e responsabili in materia di sicurezza stradale a tutela della propria e dell'altrui incolumità. Per quanto riguarda la vivibilità urbana, i miei sforzi saranno quotidianamente rivolti a garantire sia l'ordine pubblico che la sicurezza pubblica, e ciò avverrà in prima battuta, in particolare, con la riattivazione e l'implementazione del sistema di videosorveglianza in dotazione dal 2007, almeno questo me lo devi consentire, Assessore, no? Perché da molto tempo tale sistema di videosorveglianza è ancora oggi colpevolmente non funzionante? Chi è e chi sono i responsabili di questo grave disservizio che priva la cittadinanza di un servizio così essenziale per la sicurezza di tutti? È mai possibile che si spendano soldi provenienti anche dalle tasse dei contribuenti senza alcun beneficio per i cittadini? Affinché venga garantita la sicurezza della viabilità e la tutela dell'incolumità degli alunni e dei genitori all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici, ci impegneremo anche a potenziare la vigilanza davanti alle scuole per prevenire tanti fenomeni anomali ed emergenti, quali atti di bullismo e commissione di reati. Costituirà altresì nostro impegno costante l'attivazione di campagne di educazione alla legalità nelle scuole, al fine di inculcare e sviluppare in ogni giovane alunno il culto e il rispetto della legalità, presupposto imprescindibile per una pacifica e civile convivenza. Concretizzeremo anche un servizio di prossimità di vigilanza nelle zone dell'abitato più a rischio di degrado, come il centro storico e le periferie, con l'interazione di tutte le forze dell'ordine presenti, coinvolgendo le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano. Un mio personale impegno riguarderà la sollecita approvazione del nuovo regolamento comunale di polizia urbana. Ora mi chiedo come mai giace ancora abbandonata in qualche tiretto del comune una proposta di deliberazione da me redatta nel lontano 2010, quando ero ancora in servizio, riguardante proprio il nuovo regolamento di polizia urbana. Pensate un po', cari concittadini, il vecchio regolamento, datato del 1934, prevede ridicolmente alcune infrazioni tipo divieto di pettinarsi in luogo pubblico e divieto di sciorinare panni nelle fontane pubbliche. Pensate un po'. C'è quindi la necessità di compendiare in un unico testo tutti i provvedimenti adottati a tampone fino ad oggi e secondo la necessità del caso, per disciplinare compiutamente, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza di tutti i cittadini di Bitritto. Ora, per realizzare questo progetto avremo sicuramente bisogno di ulteriori risorse umane e strumentali, per cui ci impegniamo ad attivare le varie procedure per aumentare il personale della polizia locale fino al raggiungimento del rapporto di una unità operativa ogni 700 abitanti,
come previsto dalla legge della Regione Puglia di settore numero 37 del 14 dicembre 2011. Stipuleremo anche convenzioni con altri comuni per assicurare un servizio di presidio del territorio anche nelle ore notturne e istituiremo un servizio di pattugliamento appiedato della locale polizia locale e l'attività di presidio delle zone più periferiche della nostra cittadina, facendo ricorso anche alla collaborazione di associazioni riconosciute e della vigilanza privata. A tal proposito, come da tempo già avvenuto in molti comuni del nord Italia, e nel 2018 tra i comuni di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, proporrò la creazione di un intercomando tra i corpi delle polizie locali dei comuni vicinori interessati, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale 37/2011. Ricordo un'altra cosa, in tal senso era stata intrapresa un'iniziativa già nel 2008 con il comune di Adelfia, precorrendo quanto previsto dalla citata legge regionale. Sarà possibile quindi scambiare agenti per fronteggiare particolari esigenze in situazioni speciali o di grandi eventi, per cui uomini in servizio in una città potrebbero essere chiamati a collaborare in un'altra città e viceversa, così come si potrebbero impiegare agenti in operazioni congiunte, soprattutto in tema di abbandono irregolare di rifiuti. Ora, se da tempo lo hanno fatto e lo stanno facendo comuni di grandi dimensioni, mi chiedo, perché non potremmo farlo anche noi, piccoli comuni? Per quel che riguarda il tema della protezione civile, attiveremo azioni per inculcare nei cittadini di Bitritto la cultura della protezione civile, quale strumento adatto a fronteggiare e a difendersi dall'incessante susseguirsi di eventi calamitosi. Per facilitare il rigoroso rispetto del piano comunale di protezione civile, ne illustreremo e ne divulgheremo le norme tra i cittadini, oltre che in tutte le scuole, organizzando corsi e simulazioni ed interagendo con il personale scolastico e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, Misericordia in primis. Avviandomi alla conclusione, desidero svolgere qualche breve considerazione relativa all'ultimo tema del mio intervento riguardante la lotta al degrado ambientale. Senza alcuna polemica, devo dire e ribadire che Bitritto ora sta raccogliendo i frutti di quanto seminato nel lontano 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, quando avemmo l'intuizione di dare inizio in via sperimentale, provvisoria e a costo zero alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati multimateriale, prima nel centro storico e poi nella sola parte sud-ovest di Bitritto, quindi un quarto dell'intero territorio di Bitritto, raggiungendo fino al 2011 una percentuale di raccolta annuale del 23-24%, pur senza la frazione organica per mancanza di siti di smaltimento, partendo però da un modesto 3% degli anni precedenti. Ora, proviamo a moltiplicare quel 23-24% per 4, interessando tutto il territorio, tutto il territorio, e avremo la percentuale ben oltre l'80%, l'avremmo avuta già da allora. Ora, ciò consentì a Bitritto di essere classificato terzo nei comuni dell'ambito territoriale ottimale BA2. Nell'anno 2010, purtroppo, nonostante i consensi delle zone interessate e le incessanti richieste di estensione del servizio provenienti dalla restante parte del territorio comunale, suddetta iniziativa si fermò in attesa della legislazione regionale riguardante la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Io non ho bisogno di studiare, caro assessore. Vi dico, quei provvedimenti li ho firmati io. Questa è la storia. Io ne rivendico il merito e sono orgoglioso di averla scritta
assieme ai miei collaboratori e all'amministrazione comunale dell'epoca. Piuttosto ci spieghi qualcuno perché oggi molte strade e zone esterne del territorio si presentano ricolme di rifiuti abbandonati? E perché solo in quest'ultima settimana c'è la corsa a pulire qualche zona del territorio e a rimediare alle croniche criticità causate da disattenzione, disinteresse e perché no da negligenza? E allora ci vorrebbero elezioni comunali ogni mese per svegliare dal torpore qualche amministratore per realizzare qualche attività di ordinaria manutenzione e di pulizia del territorio. E ve lo dico con cognizione di causa. Il nostro impegno, quindi, sarà rivolto a mantenere costantemente pulite e sottoposte a continui controlli tutte quelle zone dell'abitato che necessitano di interventi manutentivi, perché, come è noto, lo sporco richiama lo sporco. Come innanzi detto, una volta riorganizzata la pulizia locale ed interagendo con altri comuni e associazioni, opereremo congiuntamente nel maggiore lasso di tempo possibile, soprattutto in tema di abbandoni irregolari di rifiuti. Ora mi rendo conto che il tempo a disposizione è terminato, per cui concludo. Per la sicurezza urbana e per la serena e pacifica convivenza di tutti voi concittadini, ho voluto porre alla vostra attenzione, senza enfasi e prive di ogni intendimento polemico, alcune proposte che scaturiscono dalla mia esperienza di vita e di lavoro. Voglio garantire a voi tutti la certezza di vivere in un paese tranquillo e sicuro e conquistare un livello di sviluppo, di benessere e di prosperità che non sia secondo nessun paese della Puglia. Tutti insieme noi della lista numero uno con il candidato sindaco Nicola Montenegro daremo al cittadino tutto quello che vorremmo per noi se ci trovassimo al suo posto. Siamo certi di amministrare la comunità di Tritese con lealtà, con trasparenza, con concretezza, con realismo, con lungimiranza e con tanto impegno. So che tutto questo, grazie al vostro voto, potremo farlo. Noi siamo sicuri che lo faremo a partire da lunedì 27 maggio. Votate la lista numero uno, insieme si può, Montenegro sindaco. Grazie e viva Bitritto! Parliamo di programma anche noi. Come nel programma, un punto programmatico, era anche il discorso lavoro. È chiaro, parlando di lavoro, è naturale che noi cerchiamo la verità e vogliamo la verità, però abbiamo affrontato il discorso sicurezza, viabilità, scuola, cultura, commercio, artigianato, parleremo di disabilità a momento, quindi anche noi parliamo di programmi, ma parliamo di cose fattive, di cose concrete. Di cose concrete, di quello che la persona tocca ogni giorno, con la speranza poi di raggiungere centrali obiettivi di una certa importanza, però partiamo dalle cose concrete, perché anche quelle piccole cose eredità, perché guardate concittadini e cittadini, a prescindere dalla maggioranza o dal governo, nell'azione amministrativa ci deve essere continuità, perché ci sta chi inizia un'opera e chi la finisce. Ci sono opere che sono state iniziate dalla precedente amministrazione che non hanno ancora trovato una conclusione. Mercato coperto. Nuovo mercato coperto. E pensiamo a quello futuribile, ipotetico. Pensiamo al presente e risolviamo la questione del presente. Poi penseremo anche al futuro. Alessia, io vorrei qualche altro minuto, che si è parlato di riduzione tari. Guardate, da giorni sta circolando qualcosa sui post, viene postato qualcosa che dice esattamente il contrario, e lo sosteniamo anche noi,
che questo è un discorso che affronteremo domani, ma parleremo anche di accertamenti tari. Forse molti di voi ricordano, anno 2015, accertamento tari relativo all'anno 2010, 2011 e 2012. In cosa consisteva? Non consisteva nell'accertare l'evasore, ma nell'accertare chi ha sempre pagato il tributo, facendo riferimento a un regolamento di consiglio comunale datato 1994 a firma della dottoressa Schettino, che stabiliva come andava calcolata la superficie. Giustamente vengo investito del problema e qualcuno mi fa notare che c'è qualcosa che non funziona. C'era stata una legge finanziaria, non ricordo, 2004-2005, stabiliva esattamente il contrario, o quantomeno recitava testualmente che la superficie da tassare andava calcolata in base alla superficie catastale non inferiore all'80%. Quindi se andavi sotto quella percentuale era accertabile la cosa. Loro facevano riferimento invece a questo benedetto regolamento. Ok? La verità, perché noi diciamo la verità, io convoco al tavolo di questa riunione con il responsabile dell'Aldiano dei Tributi un tecnico, che insomma non possiamo pensare di sapere tutto, studiamo sì, però ci avvaliamo anche delle consulenze gratuite di persone che si mettono a disposizione della comunità. Effettivamente noi facevamo notare questa incongruenza. Ma può un regolamento di consiglio comunale sovrastare quella che è la norma dello Stato? Lo chiedo agli amici miei avvocati. Può? Assolutamente no, mi dice l'avvocato Sconza. Nonostante ciò, eravamo gli unici a interessarci a questo problema. Non si parlava di chissà quale cifra. Diciamo potevano essere 40-50 euro ad ogni anno, quindi moltiplicati triennio, 120-130. Ma la cosa che dava fastidio è che loro calcolavano per alcune abitazioni, vani scali, vani tecnici, scalinati, quindi quella è quell'abitazione a più superficie, giustamente molti cittadini, pur di evitare costi per i costi alla commissione tributaria, quindi costi di un legale o costi di un commercialista, desistevano e hanno preferito pagare. Io chiedo con insistenza, passo qualche messaggio, si riferisce a questo anche, perché poi io non vi nascondo che alzavo la voce e perdevo la pazienza, la convocazione addirittura dell'amministratore delegato dell'Andreani Tributi. Per ben 3 volte fissato l'appuntamento, sistematicamente per tutte e 3 le volte deserta. Poi sai cosa vengo a sapere? Vengo a sapere che il sindaco incontrava l'amministratore delegato dell'Adriani Tributi a quattro occhi, viso a viso. Proprio perché è trasparente, neanche il responsabile lo incontrava. Il sottoscritto non ha mai avuto numeri telefonici di tizio che è Sempronio, perché il mio diretto interessato era il comandante. Io non avevo da discutere con tizio Caio Sempronio. Io come assessore, come poi davo il mio input e chi si doveva interfacciare con l'azienda o con il gestore era il mio responsabile. E lo chiedete ai nostri responsabili. Se ho mai avuto un telefono o un cellulare di queste persone qua. Perché noi siamo trasparenti. Non abbiamo bisogno di nasconderci. Noi diciamo le cose così come sono. Io mi portavo il tecnico
perché era l'interesse di tutti quanti voi. E quanti di voi hanno pagato quell'accertamento? Quanti? Quanti? Questa è la verità. E ce ne sono ancora altre. Non finiscono con le verità. Possono soltanto denigrare la mia persona, denigrare, denigrare, denigrare. Mamma, sono figlio a te, non ti preoccupare, mamma. Almeno di dato che non sono tuo figlio. A te, Alessia. Buonasera a tutti, cari amici concittadini, sono emozionatissima. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare Nicola pubblicamente per avermi dato l'opportunità di rivolgermi al mio paese. Il paese in cui ho sempre operato e a cui mi sento fortemente radicata. Vorrei iniziare il mio breve intervento con un paio di domande, forse retoriche, ma comunque fondamentali. Ci sentiamo tutti parte attiva della comunità bitrittese? Siamo tutti consapevoli delle molteplici realtà che ci sono in Bitritto? Bene. Nella mia esperienza professionale e soprattutto di vita, e lo sottolineo, mi sono sempre confrontata e occupata di problematiche inerenti alla disabilità e ai bisogni speciali. Non lo nego, si è trattato di una sfida continua, di un processo di autoaffermazione alla quale però devo moltissimo. Credo, anzi ne sono fermamente certa, che Bitritto abbia bisogno di confrontarsi e di responsabilizzarsi riguardo le situazioni di criticità che colpiscono la fascia più fragile della nostra popolazione. Vorrei dunque porre l'accento in tal senso sulla diversabilità e sul disagio sociale. Occorre in questo paese costruire un ambiente inclusivo. È una pratica che si fonda su linee guida ben precise e ho studiato. È un processo volto a garantire dignità fino all'autorealizzazione della persona con disagio fisico o socioculturale nella stessa misura in cui ciò possa avvenire per ciascuno di noi. Mi piace essere concreta e chi mi conosce lo sa, per cui è necessario oggi più che mai essere propositivi e soprattutto fattivi. Incentiveremo un processo educativo a 360 gradi che includa tutti gli ambiti formali, mi riferisco alla scuola, e non formali dell'educazione. Bisogna attuare nel nostro paese un'educazione intenzionale e permanente che non escluda, che non integri le fasce più deboli, ma che le includa. L'inclusione ha di gran lunga superato l'integrazione. Inclusione significa dare a tutti le stesse opportunità e noi lo faremo. Dunque, cari cittadini, non sono qui per proporvi una lectio magistralis o promesse utopiche irrealizzabili, ma sono qui per sensibilizzarvi, per dirvi che lavoreremo in rete con i professionisti del settore. Ci impegneremo a creare aggregazione e formazione continua, considerando l'azione educativo-sociale come un agire di cura intenzionale, mediante una progettualità mirata e seria.
andremo ad integrare il vigente piano sociale di zona, implementandolo al meglio, usufruendo appieno di tutti i servizi offerti dall'ambito, con un'attenzione e cura in più. Partiremo da un'interazione diretta con la scuola, al fine di intervenire in maniera specialistica nei confronti delle criticità dell'età evolutiva. Incentiveremo il patto di corresponsabilità scuola-famiglia. Ora più che mai, lo vedo quotidianamente, lo tocco con mano, le famiglie hanno bisogno di punti fermi e di guide pedagogiche. Saremo pronti a dialogare e ascoltare senza delegare. Bisogna immergersi nelle realtà, viverle, affrontarle, non guardarle e salutarle di passaggio con aria di sufficienza. Ma la verità, e lo sappiamo tutti, è che chi non vive i problemi non li conosce realmente. Non lo sa. Non lo sa. Non sono certa. È antropologico. Svolgeremo un'attività di monitoraggio e di conseguente miglioramento dei servizi di assistenza nei confronti dei diversamente abili, anziani e persone con disagio socio-economico, mediante una costante e proficua sinergia con l'ambito e contatti più frequenti con la Regione Puglia per migliorare i servizi già esistenti, che sono anche tanti, incrementando gli ambienti educativi. Per ambienti educativi non mi riferisco solo a contesti fisici, ma anche mentali e culturali, ponendoci nell'ottica di un ascolto attivo. Attiveremo mediante un associazionismo più variegato attività sportive e attività laboratoriali di arte terapia ad ampia fruibilità. Conosco persone diversamente abili, costrette ad andare fuori bitritto, accompagnate dal genitore, sperando che il genitore sia eterno, pur di frequentare corsi sportivi aperti a soggetti con disabilità fisica e psichica. Lo so! Promuoveremo eventi e dibattiti volti a coinvolgere in maniera attiva la cittadinanza nei confronti di tematiche sensibili come l'immigrazione, la disabilità e la violenza di genere. Senza andare troppo lontano, in un paese limitrofo, ad Adelphia, e lo dico per esperienza personale, nel giro di 2 mesi sono stati organizzati eventi festosi e marce sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza a tematiche come l'autismo, l'ecologia, la legalità. E i bambini e i ragazzi ne sono stati protagonisti attivi, divertendosi. Il nostro obiettivo, quello dei candidati della lista numero 1, è quello di scuotere le coscienze, di smuovere il bitritto dal torpore culturale nel quale si crogiola. E per cultura non intendo soltanto l'incontro con l'autore o con la personalità di spicco del momento, non ce ne facciamo nulla. Per carità, va benissimo, sono sempre momenti di educazione, di crescita. Ma bisogna educare i giovani ad una cittadinanza attiva, dar loro modo di fare, di creare, di esprimersi. Si è responsabili di ciò che si fa, ma anche di ciò che non si è fatto per cambiare una condizione. Papa Giovanni XXIII diceva: molti oggi parlano dei giovani, ma non molti parlano ai giovani. Ribadisco e sottolineo che a tutti vanno offerti gli stessi diritti in ambito sociale ed educativo. Noi valorizzeremo il lavoro in rete mediante una progettazione condivisa. Non può esserci una trasformazione senza le persone che agiscono. Il lavoro deve essere mirato, pensato, discusso, sempre in un'ottica inclusiva. Ed ecco che la competenza gestionale assume la sua estrema importanza. Il superfluo si misura dal bisogno degli altri. Lo
Lo sappiamo, ne siamo consapevoli. C'è molto da lavorare a riguardo, almeno per quanto concerne l'ambito territoriale in cui opero, soprattutto per un retaggio culturale distorto, estirpabile con la cultura, l'educazione e l'apertura verso l'altro. Dove c'è pensiero, c'è cultura. Dalla condivisione di esperienze si trae sempre beneficio e ciò innesca un meccanismo che solleva dalla passività e dalla condizione stagnante. Oggi noi della lista numero uno, con Nicola Montenegro sindaco, siamo qui perché abbiamo voglia di fare, di cambiare e di evolverci. Cercheremo di rendere più fitta la rete di lavoro tra scuola, famiglia e amministrazione, mediante i giusti investimenti economici e soprattutto morali. E lo faremo insieme, con bitritto e per bitritto. Dunque, il 26 maggio al Comune, per il bene comune, vota lista numero uno, Insieme si può. Grazie a tutti, è stato un onore per me essermi confrontata con voi. Sono lo stesso di 5 anni fa, un altro particolare. Quando vincemmo 5 anni fa, fu lui a venire da me, al mio ufficio. Erano gli stessi voti di 5 anni fa! Non è cambiato niente da 5 anni a quest'anno! Sempre quelli sono i miei elettori, non quella a cui tu vuoi alludere, caro candidato sindaco della lista numero 2. Non è cambiata assolutamente niente, sono però aumentati, perché noi vinceremo! Tu ritornerai a fare quello che non hai fatto, il lavoro. Il lavoro. Noi fortunatamente comunque vadano, noi il 27 andremo in ufficio, continueremo a lavorare. Questa è la differenza. Questa è la differenza, caro candidato sindaco della lista numero 2. Sono gli stessi voti, stessi elettori, stesse elettrici, non è cambiato assolutamente niente. Forse cambia la forza del sottoscritto, perché possa più stima di tenere sulla popolazione. Per la propria coerenza, per dignità, per integrità morale! Integrità morale! Mai chiesto neanche una polizza a qualcuno, anche dopo averlo favorito. Assolutamente no. Scindiamo le cose, perché può essere cliente, può essere elettore, non ci sono problemi. Si agisce diversamente in altri ambienti. Quindi non diciamo eresie. Dobbiamo, cari concittadini, amici, sostenitori, l'ultimo sprint, quello finale. Quello finale. Erano partiti che dovevano farsi una passeggiata. La passeggiata. Bravo Nicola! Adesso c'è qualcosa che non qua, che non torna, che stanno mettendo in atto di tutto e di più. Mobilità degli uffici che non si possono mobilitare. In ufficio si lavora per la comunità, non per fare altro. Questa è la verità. Questa è la verità. Noi vogliamo sapere tutto, però siamo diversi da voi. In altri, a parte inverse saremmo partite già denunce, sposte, guarda, no. Non ti sconvinceremo con la volontà popolare,
E il popolo ti manderà a casa. Il nostro voto è genuino e spontaneo. Non abbiamo da pagare niente per il voto, non abbiamo da offrire niente. Offriamo solo la nostra disponibilità, la nostra attenzione ai problemi. E se si può risolvere sì, se non si può risolvere no. Io lo dicevo sempre, non si può dire sempre sì. Un no motivato equivale a una risposta affermativa. I nostri dei miei responsabili mi hanno conosciuto in questi 2 anni. Non possono dire A del sottoscritto. Non ho mai chiesto niente che non era. Basta. Questa è la pura verità. Abbiamo ancora 24 ore, è il tempo necessario, se lui si decide, a questo benedetto incontro pubblico. Noi siamo pronti. E chiudo. 5 anni fa lui mi chiamava tutte le mattine alle 8:30. Compagno Montenegro. Oh, ma di sotto ti svegli le nuove, possibile a te pezzo? Come vanno le cose? Io se non sento te non mi incoraggio. Tu mi dai la forza. Ed erano gli stessi voti di 5 anni fa. Gli stessi voti, gli stessi elettori. Adesso non mi date, eh? È una notizia che vi do per incisa, eh? Che abbiamo un voto di stima. Di stima. E chiudo, che doveroso anche ringraziare il 17° in campo, Antonello Codicella. La faccia ce la sta mettendo. E ce la sta mettendo la faccia, perché è un uomo di coraggio, di lealtà, di onestà. Domani chiudiamo alle 21. Insieme si può. Andiamo avanti. Hasta la vittoria. In spagnolo. Buonasera a tutti. Mi fa un piacere. C'è qualcuno che la può portare lì? Ha invitato. Il 26 maggio al comune di Bitritto vota lista numero 1. Insieme si può, con Montenegro sindaco. E allora? Eccoci qua alla fine anche di questo secondo comizio di questa sera. E si chiude con simpatizzanti, amici e parenti della lista capitanata da Nicola Montenegro che vanno a congratularsi. Il 26 maggio al comune di Bitritto. Noi ci vediamo vota lista numero domani uno. Sera insieme dalle 21. Di nuovo con 2 comizi, sindaco. Quindi credo prima il comizio di Nicola Montenegro e poi a chiudere il comizio di Pino Giulitto. Ci vediamo domani sera, grazie a tutti. Sempre più libero.